avete presente il rugby? Il rugby ha delle regole diverse dal calcio storico, dal calcio fiorentino, ma ha una particolarità, il cosiddetto terzo tempo. È il momento finale, al termine della partita, in cui gli avversari si abbracciano, si salutano, ma condividono un momento conviviale. A Firenze questo accadeva già da secoli. Ce lo racconta il Bardi. Sono degni di lode tutti quanti i giocatori del calcio, poiché per pugna che si tocchino per qualunque sorta di scortesia che in qualsivoglia modo si ricevano, conto alcuno non ne tengono. Anzi, i medesimi, come son fuori dal calcio, cenando in compagnia o trovandosi, le percosse ricevute piacevolmente si mostrano e ridonsi insieme. Atto veramente nobile, perché senza questa fase non sarebbe un gareggiamento piacevole di gentiluomini con la G maiuscola, ma zuffa rabbiosa di matte bestie. Il calcio storico non è un gioco di matte bestie. Il calcio storico è un gioco che vede impegnati i nobili, i principi. Tant'è vero che addirittura tre papi giocheranno al calcio in livrea.